Welcome back e benvenuti al. Siamo per completare il nostro car configurator. Andiamo a completare le parti dell'interfaccia mancanti. Andiamo nel widget, apriamo il nostro widget. Ci siamo occupati di tutta questa parte qui, l'abbiamo completata. Tutta questa parte qui l'abbiamo completata. Adesso abbiamo aggiunto come ritornare in modalità Explorer. E qui invece dobbiamo implementare i quattro pulsanti relativi alla risoluzione e praticamente il pulsante quit per uscire dal nostro configuratore. Ma selezioniamo il text block qui e andiamo a digitare 1440x900, quindi facciamo 1440x900, ok? E diamo invio. Selezioniamo l'altro text box e digitiamo, facciamo 1270x720, facciamo questo qua 1600x900, quindi facciamo 1600x900 e facciamo l'ultimo 1000, facciamo il full HD, quindi 1920x1080. Ok, facciamo queste quattro definizioni. Vogliamo raggiungere queste quattro definizioni. Potremmo adesso ovviamente andare a modificare un po' la grafica dei nostri pulsanti, ma sappiamo che non è scopo di questo corso. Tuttavia possiamo ad esempio metterci sulla horizontal box e poter modificare qualche parametro, o comunque potremmo ancora meglio andare a modificare stesso la grafica dei pulsanti e quindi magari scegliere un diverso colore, aggiungere un po' di trasparenza, ad esempio quella potrebbe essere interessante. Quindi prendiamo i nostri pulsanti, quindi setRes 1, setRes 2, setRes 3 e setRes 4. E all'interno del background qua posizioniamo nel 0.75. Diciamo una situazione di questo tipo. Ma ripeto, non è scopo di questo corso analizzare i widget menu. Adesso stiamo facendo un'interfaccia molto ma molto basica. Con i widget menu è possibile fare cose egregie, cose veramente di impatto, quindi aggiungendo animazioni e quant'altro. Ma tuttavia non è scopo di questo corso, ma andiamo a vedere come andare ad implementare i nostri quattro pulsanti. Beh, sappiamo che il nostro primo pulsante si chiama B7RS1 e poi così via. Quindi spostiamo qui, entriamo all'interno del nostro configuratore, quindi andiamo in Open Blueprint Editor. Questa parte qui era la parte relativa, era la parte relativa al cambio di cerchi, quindi adesso magari andremo ad aggiungere un piccolo commento a questa parte, giusto per completezza, e a dire il vero non solo, perché manca anche la parte da commentare, anche questa parte qui lo potremmo fare comunque alla fine, o comunque potreste farlo voi in modo semplice. Questa parte qui abbiamo detto che se aggiungiamo un commento possiamo chiamarlo change wheel. Diamo il classico colore verde al nostro box di commento. Ok, e andiamo avanti. Sempre dal nostro contenitore widget qui andiamo a prelevare dall'interno get b underscore set res, vedete set res 1, possiamo anche fare in questo modo get b underscore set res 2, riprendiamo, iniziamo a prelevarli tutti in modo da non doverli poi richiamare sempre, quindi get b underscore set res 3 e l'ultimo rimasto è get b underscore set res 4. Ma andiamo per ordine.
magari ci metteremo qui sotto, prendiamo tutti i nostri target e li mettiamo momentaneamente in questa posizione. Creiamo un nodo di reroute e portiamo questa parte grosso modo qui. Creiamo adesso il nostro bind event to unclicked. Il nostro nodo sequence è spostato in questa posizione. Beh, comunque, ops. Aggiungiamo qualche altro pin alla nostra sequenza e portiamo questa parte qua all'interno del bin event to onClicked. Questo ci interessa per ovviamente la continuità della sequenza. Creiamo l'event relativo, quindi custom, e chiamiamo set res underscore 01. Qua andremo a fare una cosa molto semplice, quindi voglio dire, il codice è talmente elementare che richiamiamo un semplicemente execute, quindi execute, vedete che subito appare console command. Allora, la pressione di questo pulsante mi porterà a variare la definizione a 1440x900, quindi andrei innanzitutto set res, qui andrei a rinominarlo in questo modo, set res underscore 1440x900, in modo che riusciamo subito ad intercettare e a capire l'evento. Qui nella riga di comando scriviamo semplicemente r.set res spazio 1440 per 900 e aggiungiamo un Windows un W vicino, ok? Questo è la riga di codice, tutto quello di cui abbiamo bisogno. Beh, si capisce che adesso io posso portare il secondo in questa posizione, creare il relativo bind event to onClicked, creare il relativo custom event e questo qua lo andiamo a rinominare 1270x720, quindi set res underscore 1270x720. Ops. Set res underscore 1270 per 720. Questo è il secondo. Il secondo non fa altro che copiare questa parte qui, CTRL W, metterla qui, agganciare e cambiare questi numeretti. Quindi 1270 x 720, mi interessa cambiare questa parte qua, 1270 x 720. Adesso però non dimentichiamo che il tutto deve avvenire in modo sempre sequenziale, quindi io vado nella mia sequenza, vado a prendere un altro disponibile e lo vado ad aggiungere al nostro bind event a questa parte qui. Perfetto. Completiamo la nostra parte, portiamo il target bsetres03 che è 1600x900, quindi bind event to unclicked, custom event. Set res underscore 1600x900. Portiamoci questo qui con CTRL W qui. E qua andiamo a cambiare in 1600 per 900. Lasciando sempre la W accanto, non dimentichiamocelo.
Qua abbiamo bisogno sempre del pin che scende qua giù. Questo va in questa posizione. Perfetto. E adesso ci manca solo l'ultima parte. Posso fare questa situazione qua, creare un reroute, mettermi qua come faccio sempre, bind event to unclicked custom. Manca la risoluzione full HD. Quindi questa qua la chiameremo set res underscore 1920 per 1080. Andiamo a copiarci questa parte di codice. Agganciamo i pin e sostituiamo questo numeretto in 1920 per 1080. Ci manca solo adesso di agganciare il nostro nodo sequence. Scendiamo, 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 scendiamo. Ecco qua. Facciamo un reroute node per non incasinare troppo il codice. Compiliamo, salviamo e adesso non ci resta altro che vedere che cosa è successo. Se io metto in play, ho il mio configuratore, tasto centrale, premo 1440x900, 1270x720, 1600x900, 1920x1080. Vedete che tutto funziona in modo corretto e adesso nella prossima lezione andremo ad implementare anche l'ultima funzionalità di questo Car Configurator, ma come dico io spesso, non abbiate paura, nel senso che iscrivetevi al corso e vedrete che di tanto in tanto con le lezioni bonus andremo ad integrare tante funzionalità, come ad esempio faccio un esempio, la possibilità di poter accendere o spegnere i fari anteriori della nostra autovettura, di accendere e spegnere le frecce e quant'altro, ma lo faremo ovviamente, come dicevo, in alcune lezioni bonus, sempre che il nostro corso abbia un certo seguito. Vabbè, tutto sembra funzionare in modo corretto, quindi. Bene, adesso chiudiamo la nostra finestra e ritorniamo alla scrittura del nostro Car Configurator prima di salutarci, almeno provvisoriamente, per quanto riguarda questo corso.